La sollecitazione arriva al consigliere Gianni Berno da parte di molti cittadini di zona Brusegana e Padova Ovest. C'è dell'amianto nelle coperture del tetto della Mulata, ristorante brasiliano andato a fuoco lo scorso 24 maggio. Ho fatto una verifica in giornata, effettivamente mi è stato confermato che l'ARPA aveva fatto un sopralluogo e ha rilevato oggettivamente tracce di amianto che la proprietà deve assolutamente rimuovere. Il settore ambiente del comune aveva avviato un procedimento il 21 giugno invitando i proprietari a rimuovere le strutture, proprietari che però hanno chiesto una proroga. Ora il termine è ampiamente scaduto e il settore sta preparando un'ordinanza a firma del sindaco. A me personalmente e anche a tanti altri consiglieri, anche dell'opposizione, come nel mio caso, arrivano decine di segnalazioni ogni giorno di disagi effettivamente delle periferie, e questo è un aspetto che vorrei rilevare, molto legato al fatto che sono oltre 2 anni ormai che non sono insediati i consigli di quartiere. Si potevano insediare i comitati di quartiere, non è ancora stato fatto. Aboliti dall'allora ministro alla semplificazione Roberto Calderoli, nei comuni sotto i 250.000 abitanti i consigli di quartiere sono diventati a Padova delle consulte di 16 consiglieri, diretta espressione del consiglio comunale e non eletti dai cittadini, più 2 nominati direttamente dal sindaco.